Settima edizione della giornata del contemporaneo, quella promossa dall'AMACE all'interno delle fabbriche chiaramontane sabato scorso. Protagonista dell'evento Mimmo Di Cesare, scultore orafo di origini palermitane, il quale attraverso un incontro dal titolo Isola tra gioiello e scultura ha raccontato un po' della sua vita. Un incontro dal quale è emersa, oltre che la sua personalità, anche i momenti più esaltanti della sua esistenza, come ad esempio il trasferimento a Milano negli anni 60, che gli hanno consentito di instaurare contatti con grandi esponenti del mondo dell'arte come Fontana, Scanavino e Dova, realizzando gioielli e sculture per Pierre Cardin. Abbiamo un patrimonio straordinario e noi artisti siciliani che portiamo il nostro lavoro nel mondo, insomma i miei gioielli sono presenti in vari musei e fondazioni in tutto il mondo e ci facciamo conoscere la nostra terra proprio con il nostro lavoro e ne siamo particolarmente orgoglioso. Un bel connubio quello tra la giornata del contemporaneo dedicata a Mimmo Di Cesare e la mostra di Nino Soldano dal titolo Vite da gallerista, in esposizione già da alcune settimane all'interno delle FAM e che si protrarrà fino a metà novembre, dove si può ammirare l'alternanza delle mode di cui l'artista è stato il precursore. La mostra di Nino Soldano è un primo esperimento che le fabbriche chiaramontane e gli amici della pittura siciliana dell'Ottocento hanno voluto dedicare ad un personaggio del mondo dell'arte, attorno a cui gira quasi tutto il sistema artistico, ovvero il gallerista. In più il valore aggiunto a questa mostra lo dà il fatto che Nino Soldano sia un gallerista nato e cresciuto in Sicilia e che poi si è trasferito a Milano per ampliare i suoi orizzonti. Ancora dunque un consenso positivo per le fabbriche chiaramontane, il cui obiettivo è quello di comunicare arte attraverso le metodologie più efficaci, da quelle consuete a quelle più innovative.